Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata del DJI News. È la seconda volta che lo rifaccio perché la prima volta ho avuto dei problemi e quindi andrò abbastanza veloce. Già, martedì giocheremo a Flashcape, GDR italiano, la terza puntata. Vediamo che cosa di schifoso e nuovo troveranno i nostri eroi. Mentre venerdì la Master Casual Live, dove scegliete voi il gioco da fare in live. Andando al link qui sotto. Potete votare al sondaggione. Ricordo che è uscita l'espansione di Darkest Dungeon, lo so, ma state calmi. La giocheremo sul canale, ma prossimamente, probabilmente quando il canale andrà in vacanza per le live GDR del martedì sera, probabilmente il martedì sera farò le mie live su Darkest Dungeon, così da riempire comunque con una serie più continuativa e mantenere le live del venerdì invece come delle live molto più casual. Quindi non preoccupatevi. Detto questo, passiamo al messaggio promozionale. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Prima di tutto, una cosa molto importante, The Silence of Halloween, o Il Silenzio di Halloween in italiano. Abbiamo aperto la pagina Facebook del nostro GDR su cui stiamo lavorando, su cui personalmente sto lavorando un sacco. Detto questo, l'abbiamo provato al Free RPG Day di questo sabato, abbiamo fatto 7 sessioni, sono andate parecchio bene, gli abbiamo fatto giocare la nostra avventura di Delitto di Sangue e i responsi sono stati molto positivi, ne siamo contenti. Sulla nostra pagina Facebook trovate già qualche prima foto dell'evento. Detto questo è il nostro progetto, un urban fantasy che stiamo portando avanti, su cui stiamo lavorando. Ci teniamo particolarmente. Se volete supportarci, seguirci, iniziate a mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, così da rimanere sempre aggiornati su quello che uscirà rispetto a questo progetto. Ovviamente per i Patreon più informazioni prima, giustamente. Ma ci sono stati altri annunci importanti questa settimana. Precisamente sempre ieri al Free RPG Day, Need Games ha annunciato il nuovo GDR, un nuovo GDR che porterà prossimamente, probabilmente a Lucca Comics and Games, e si tratta di Avventure nella Terra di Mezzo. Avventure nella Terra di Mezzo, quindi basato su il mondo del Signore degli Anelli, non vedo l'ora di scoprire un attimo di cosa avrà l'edizione italiana, come sarà trattata l'edizione italiana di questo gioco, quindi rimaniamo sintonizzati. Vi andrebbe di vederlo prossimamente sul canale? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma le notizie non si fermano qui perché Vampire The Masquerade ha rilasciato la pre-alpha test, scaricabile gratuitamente al link qui sotto, delle regole della quinta edizione di Vampire The Masquerade. Quindi, se siete interessati e volete scoprire di più di come si sta adeguando il GDR. Non c'è ancora l'ambientazione, sono le regole per il momento, ma si sa che l'ambientazione proseguirà. Non sarà un reboot di quanto già fatto dall'ambientazione, ma sarà un proseguo, quindi porterà avanti la cronologia del mondo di Vampire The Masquerade, e questa la trovo una cosa veramente ottima, piuttosto che mettersi a demolire il passato. Quindi siamo molto curiosi. Al link, ragazzi, se volete farvi un'idea. Two Little Mice ha iniziato un nuovo Kickstarter per Anime Sangue. Sì, lo stesso Anime Sangue, ma questo giro sta raccogliendo i fondi per fare i sottotitoli e distribuirlo all'estero, così da farlo conoscere a più gente possibile. La possibilità quindi è di aiutarli in questo loro progetto, ottenere in cambio un DVD o altro materiale del progetto di Anime Sangue. Io probabilmente a questo giro sarò un backer, anche perché 2 ore fatte veramente bene di film o di serie, ma che messi sempre di quanti siamo la lunghezza di un film, decisamente, decisamente ne valgono la pena. Infine, un Kickstarter, l'ennesimo a tema Conan Rise of Monster. Ne sono usciti parecchi di Kickstarter a tema Conan, proprio, o meglio ancora di GDR a tema Conan negli ultimi anni, veramente tanti. E non so, forse è veramente tanto una moda, rimane il fatto che sinceramente spopolano e ogni volta fanno un ottimo successo. Andate al link se volete scoprire qualcosa di più rispetto a questo progetto di Kickstarter di Conan.
Passando alla sezione 20, ricordiamo che ci sarà una serata fantastica a Como il 24 giugno. Come al solito io consiglio di recarsi a tutte le serate di Fantasica se siete interessati a qualche esperienza GDR o board game, perché i ragazzi di Fantasica sono spettacolari e hanno un sacco di energia che riescono a trasmettere a chiunque giochi con loro, quindi consigliatissimo. Il 28 giugno invece c'è la one shot a tema Nameless Land con, diciamo, intercanali GDR, già che ci saranno GDR Team, Taze, GDR Addict, GDR Team, quelli che ben nerdano, e ovviamente noi di Dice Games Italia, che ospiteremo questo evento particolare il 28 giugno in diretta. Quindi restate sintonizzati e seguiteci. Il DJI Birthday ci sarà il 10 giugno a Milano, ragazzi. Si stanno già aggiungendo un sacco di editori, autori al nostro evento. Vogliamo ampliarlo, renderlo ancora più grosso. Mi raccomando, organizzatevi, venite, vi aspettiamo. Puntiamo a fare un evento ancora più bello dell'anno scorso, ancora più ricco, ancora più figo. Né più, né meno. Da ricordare invece, oltre alle classiche cose che trovate qui a lato, c'è il contest di Nameless Land Lords of War, dove deve inventare il proprio simbolo. Ma se andate al link qui sotto che vi porta all'album sulla nostra pagina, troverete tutto il regolamento per partecipare. Vi consiglio di farlo se siete interessati. C'è tempo, parecchio, fino a settembre, ma che prima arriva meglio alloggia? No, non è vero, però vi consiglio di sbrigarvi, di aspettare all'ultimo, chiaramente. Detto questo, ragazzi, abbiamo finito anche per questa settimana il DJ News. Vi ripeto, se siete interessati, seguiteci sul nostro progetto di The Silence of Hollowind, perché siamo molto, molto interessati a portarlo avanti. Prossimamente arriverà anche sul canale, quindi lo potete vedere giocato proprio. E quindi non vediamo l'ora di portarvelo. E speriamo di riuscire a mostrarvi nel prossimo periodo sempre più materiale e vedere da parte vostra un interesse. Noi ci vediamo durante gli appuntamenti di questa settimana. Ciao a tutti, bagai!